questo è quello che mi è rimasto nel cuore. Tant'è vero che questo 65esimo non è fatto da nessun'altra parrocchia se non da queste, e quindi ho accettato volentieri gli inviti di Don Emilio, dei sacerdoti, l'ho anche come proposto, perché mi interessava soprattutto che qui si celebrasse il mio 65esimo anniversario. Poi settimana scorsa anche in casa di riposo, in modo semplice, con i miei vecchietti, con i nostri vecchietti della comunità. E ci sono anche i primi amori che resistono e che si ricordano, ma in questo caso c'è anche un ultimo amore che si ricorda, e questo è l'ultimo amore come parroco. E poi la comunità di Beverati mi vuole così bene che vuole anche continuare al di là della morte la mia presenza, per cui c'è già il posto preparato, il Camposanto, e la possibilità quindi verso l'eternità di poter incorniciare qualche volta, incontrare i nostri volti, la fotografia, un ricordo, un pensiero, una preghiera soprattutto. E quindi il fatto di dover rimanere qui, di desiderare, era già stato fissato da tempo, perché come sapete dalla lettura del mio primo libro, che già subito nell'ingresso qui in Beverate mi era stato detto che quello, avrei dovuto tenere presente che quello sarebbe stato il mio luogo di riposo, con una tomba particolare, l'unica rimasta che dovrei completare io. E come interessava però iniziare la Santa Messa dicendovi che il motivo di questa celebrazione, soprattutto di ringraziamento al Signore per i benefici che ho ricevuto, benefici insperati, benefici che fanno parte di una tradizione di famiglia, la mamma, i genitori, il parroco, l'ambiente, tutto portava al sacerdote. Passava attraverso il deserto per avviarsi in tutti quegli anni verso la terra promessa, non c'era la chiesa, c'era la tenda del governo. E cosa portava di vantaggio? Che dalla tenda non c'è porta, non c'è chiave, non ci sono chiavistelli, basta far così con la mano e ti ritrovi dalla casa del Signore, a contatto con lui. E non ci sarebbero più i problemi, non è che lo auguriamo, di dover dire come Paolo VI, come Papa Francesco, tenete aperte le vostre chiese, tenetele aperte, è aperta questa chiesa. E non ci sono i ladri che però no, i ladri non possono portare niente, che poco che rimane. E quindi pensate, quella chiesa aperta quali vantaggi porterebbe, come per il popolo di Israele. Poi evidentemente c'è tutta un'architettura, un modo di pregare che richiede altro. Ecco, la prima cosa. Sì. Luisi, lei ci ha sposato 50 anni qua. Io e mia moglie. Siamo nozze d'oro. Oh, che bello, nozze d'oro. E sapreste rispondere alle domande di Martina? Ma non lo so. Prima cosa, siamo partiti presto. Sì. Io sono partito 65 anni fa, voi siete partiti una cinquantina d'anni fa. La seconda cosa, campare a lungo. Ci proveremo. La terza cosa, la più difficile, non cambiare idea. Voi non avete cambiato idea, l'avreste cambiato, non sareste qui a ringraziare il Signore. Guardi, se io avessi cambiato idea non sarei più a festeggiare i 65esimi sacerdoti. Non, è quel discorso della parola data, l'importanza della parola data, d'averla data al Signore davanti al suo altare come sposi, e noi davanti al Signore nella nostra ordinazione. Non siamo mai venuti meno alla parola data, però vi dico la verità, sto per concludere, ma c'è una cosettina solo da dirvi dopo, cioè interrogarvi. È stata dura mantenere quella parola, e voi sacerdoti siete ancora abbastanza più giovani di me, ma bisogna essere come me nel tempo della contestazione, anni 60, 70, 80, a Sesto San Giovanni nella Stalingrado, in mezzo a tutte le manifestazioni possibili, immaginabili dei lavoratori, della FAL, della Marelli, della Magneti, della Breda, di tutte queste organizzazioni, trovarsi a insegnare i lavoratori studenti, a 700 lavoratori studenti tutte le sere, dove i discorsi erano la contestazione, l'assemblea, il voto sufficiente per tutti, l'occupazione della scuola, e tutto questo, trovarsi in mezzo.
è stato difficile anche il mantenere il sacerdozio. Mi consola, lo dice il cardinale Merto di Vienne, un giorno cardinale... La verità e la letizia, anche su questi campi diventino ambasciatori e testimoni di pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su queste strutture, su di voi, sulle vostre famiglie, e rimanga sempre. Amen. Buona domenica di voi. Grazie.